Attenzione, è il momento di Igor Cassina. Ha dato il suo nome al salto teso con additamento a 360 gradi sull'asse longitudinale che caratterizza appunto questo esercizio alla sbarra e che la Federazione Internazionale ha riconosciuto come movimento Cassina. In pratica è un Kovac con avvitamento. Ho trattenuto un attimo il respiro. Eccolo il suo movimento, perfettamente impugnato, il Cassina, doppio teso. Ancora, bravo Igor. Bravissimo Igor. Ecco l'uscita, doppio teso, doppio avvitamento, ben tenuto. Guardatelo bene, ha un aspetto umano ma è un punto esclamativo pervaso da energia, venuto dallo spazio. Si chiama Igor Cassina, signori, si chiama Igor Cassina e non ce n'è per nessuno. Due sport apparentemente diversi, in realtà vicini. Parliamo di pole dance e ginnastica artistica. Il campione olimpico di sbarra alle Olimpiadi di Atene 2004, Igor Cassina, è stato protagonista di un evento organizzato dal Panathon Club di Osimo, ospitato da Villa Le Azzaree di Siriolo, a settembre. Un'occasione per parlare di sport anche attraverso le pagine del libro, scritto da Igor Cassina e Ilaria Leccardi, il ginnasta venuto dallo spazio. La serata è stata caratterizzata dall'esibizione di alcuni allievi della scuola di pole dance coordinata da Stefano Paggi, la Pole Acrobatic Gym di Ancona. Evoluzioni, rapide ascese e movenze di classe che per essere eseguite hanno bisogno di tanto allenamento del fisico. Anche per questo il campione olimpico Cassina ha testimoniato la sua vicinanza al mondo della pole dance iniziando una collaborazione con la scuola marchigiana. Cassina ha deciso di dare il suo apporto venendo ad Ancona per allenarsi insieme agli allievi e dare utili indicazioni ai ragazzi e alle ragazze.